Ciao a tutti, in questo video vi vado a mostrare un po' le bamboline che ho realizzato in quest'ultimo periodo. Quindi, nello scorso video vi ho mostrato le cane, quindi quello che realizzo per lo più per signore, e che vengono montati poi come bracciali, orecchine e collane. Invece, in questo video vi mostro quello che è dedicato più a un pubblico magari giovanile, oppure a chi ne capisce comunque e sa valutare l'impegno che c'è dietro a una creazione. Le bamboline sono, diciamo, il next step dopo le cane, secondo me, di difficoltà. Quindi per realizzare le cane c'è un grado di difficoltà intermedio, per le bamboline c'è un grado di difficoltà avanzato. E io non sono un esperto nella realizzazione di bamboline in fimo, seguo tanti artisti che fanno questo di lavoro e che sono veramente bravissimi, come Angenia Creation, Petit Cocoli, ce ne sono davvero tantissimi. Magari giù in basso vi lascio tutti i nomi degli artisti che seguo di più. E Giovi Ploppi, anche un'altra artista bravissima che realizza bamboline. E niente, vi mostro quello che ho creato io. Ripeto, non sono bravissimo, però a tempo perso, così mi piace anche realizzare questo dedicato diciamo a clienti un po' più piccoli. Quindi avevo terminato le Sailor, io ho fatto la serie, aspettate che parto da Sailor Moon. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi possono piacervi oppure no. Quindi le ho realizzate queste su dei cammei metallici uguali che ho comprato da Le Bimbi tanto tempo fa, che anche questi erano lì a prendere polvere e non utilizzavo da veramente anni. Questa è Sailor Moon. Vedete, per fare il diadema ho utilizzato un brillantino che ho incollato col fimo liquid prima di cuocerle. Anche qui per le gemme che ha nei capelli ho utilizzato dei brillantini, anche sul fiocco ho utilizzato dei brillantini dorati. Quindi questa è Sailor Moon. Questo effetto che vedete sullo sfondo l'ho replicato per tutte e cinque le Sailor e l'ho creato utilizzando un panetto di Premo che ha proprio questa caratteristica. Quindi questa è Sailor Moon. Poi in ordine ho creato Sailor Mars. Ho provato a riprendere delle pose trovate da una foto su internet, magari ve la metto in un'immagine qui in basso. Quindi questa è Sailor Mars. Per tutte ho utilizzato, come vi dicevo, per il diadema e per il fiocco dei glitter con il fimo liquid. E dopo la cottura, per dare questo effetto, vedete, agli occhi, utilizzo delle gocce di non mi viene il nome. Comunque è un lucido per resina, io utilizzo quello della Reschimica. Quindi questa è Sailor Mars. Poi ho realizzato Sailor Jupiter, che secondo me è quella che mi è riuscita meglio. Non lo so, ditemi voi poi quale delle Sailor vi piace di più. Questa è Sailor Jupiter. Poi ho realizzato lei, Sailor Mercury. Non so se aggiungerci delle bolle qui, o comunque per arricchire un po' i cammei. E infine Sailor Venus. Ripeto, io sono a livello abbastanza basso nella creazione delle bamboline, ci sono artisti davvero bravi. Sto cercando di migliorare nelle pose, negli sguardi e quant'altro, però non facendo questo di lavoro, ma dedicandoci comunque poco tempo, al momento sono arrivato a questo livello, spero di migliorare in futuro, ecco. Ve le faccio vedere tutte insieme, tutte le Sailor.
Ok, fatemi sapere se vi piacciono, oppure datemi consigli su come migliorarle. E anche qui, se volete vedere un tutorial su come realizzo io una bambolina, magari una di quelle che trovate in questo video, fatemi sapere, ve lo realizzo. Poi un'altra collezione che ho creato sono queste bamboline. Sono queste quattro per il momento. E la collezione ha in comune le ali praticamente le ho stampate, ritagliate, e poi gli ho messo del fimo liquid per renderle flessibili e più sicure, e niente, il fimo liquid le ha indurite, le ha rese più resistenti, e poi c'è un collato, ci ho creato sopra queste bamboline che ora andremo a vedere una per una. Questa è la prima nata e delle quattro è quella che mi piace di più. E su questa base in resina realizzata da me, è una di quelle basi che poi ho rivestito con uno Su Elegant perché non mi piaceva come era venuta del colore normale. E penso che ci sta bene questa bambolina sopra. Anche questa era una base che avevo lì da tanto tempo. Diciamo, in questo video sono andato a recuperare delle basi che non utilizzavo. Per togliermi un po' di mezzo tutte le cose vecchie. E questa è la bambolina che è nata e sta dormendo. E ho inserito anche queste due roselline fatte a mano. E niente, spero che vi piaccia. Qui poi ho forato la base in resina, ci metterò un gancino e diventerà una collanina. Cosa ne pensate? La seconda nata è questa qui, e ci ho provato a creare una volpina tra le braccia. Anche qui le ali sono state realizzate col fimo liquid, e anche questa è una di quelle basi che avevo lì da tanto che non utilizzavo. E una base, penso la trovate ancora sul sito dei Bimby. Io compro per lo più su quel sito, quindi compro il fimo lì e anche le basi. Anche questa mi piace parecchio. Poi ho realizzato questa e dai colori mi dava l'idea un po' di notte, e quindi ho realizzato questa bambolina con, diciamo, un abito da sera, con i guanti, con una luna tra le mani e una stella nei capelli. Provo a zoomare. Metti a fuoco. Ok, non so se si vede. Anche qui le ali sono sempre in fimo liquido resistenti. Anche qui è una delle basi che avevo lì da tanto. E questa è la terza. Poi la quarta ed ultima. E quest'altra bambolina che sta anche lei dormendo. Vedete, non so se si vede il visino. In questa ci ho inserito anche qui delle rose che si illuminano al buio. Quindi queste roselline si illuminano. Lei le ho fatto una treccia e sta anche lei riposando. Riposando. Questo è il colore delle sue ali e questo è il retro. Le faccio rivedere tutte e quattro vicine. Eccole qui. E infine vi mostro le ultime tre. Questa è nata, diciamo, utilizzando delle fettine di cane che mi erano avanzate dalla cane che vi ho mostrato nel video precedente, che era questa qui. Vedete, nel realizzare questa cane, mi erano rimaste quattro fettine che ho utilizzato per realizzare le ali, sulle quali poi ci ho aggiunto dei brillantini. E questa è la bambolina. Con questi capelli, le ho messo un fiocchetto nei capelli, questo
Questa è la gonnellina. E questa anche era una delle basi prese dalle bimbi che non utilizzavo da parecchio. Molto bella, però non so perché l'avevo lì e non l'avevo mai utilizzata. Eccola qui. E infine ci sono le ultime due che non ho ancora terminato, che sono l'oro. Allora, questa è una bambolina sui toni del rosa, anche lei ha un fiocchetto nei capelli e ha questo vestitino a balze. Questo è il retro, la mia idea era di inserirla su queste ali, sempre realizzate con la stessa tecnica del fimo liquid, e poi incollarla su una base. Cosa ne pensate? Ci può star bene questa bombolina su queste ali? E infine, secondo me è venuta carina. E infine, sempre con gli scarti di un'altra cane, che era quella coi toni dell'arancio. Vi mostro delle perline che ho realizzato. Vedete, le ali di questa bambolina erano degli scartini di questa cane che ho riciclato per creare questa bambolina. Questo è il vestitino della bambolina e a lei le ho creato questo mantello col cappuccio e a questa treccia che esce dal mantello. La mia idea era di incollarla su questa base in resina. Quindi verrà così in definitiva. La base verrà bucata qui e creerò un ciondolino. Vi mostro, queste sono tutte le creazioni del video di oggi. Fatemi sapere qual è la vostra preferita. Datemi dei consigli su come posso migliorare. Grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video. Ciao!